Salve, siamo con Angelo Marino, consigliere regionale uscente, e da poco abbiamo saputo che si ricandiderà a sostegno di Caldoro. Cosa può ancora esprimere il governo Caldoro e il sostegno al governo Caldoro a cosa è motivato? Da cosa è motivato? Io credo che quando si inizia un percorso va chiuso in qualche modo. Noi crediamo che dopo 5 anni dei tagli che abbiamo fatto alla Regione, abbiamo creato 5 anni di prospettiva e di interesse per la nostra Campania. Siamo finalmente usciti da quella concezione che la Campania era la Regione canaglia immediatamente da sciogliere. E ricordiamo che la Campania è l'unica Regione d'Italia che è rimasta in piedi dopo lo tsunami degli scandali. Allora, noi siamo riusciti ad azzerare il debito sanitario, abbiamo messo le basi perché i trasporti in Campania funzionino, abbiamo cominciato a lavorare sulla scuola e sul lavoro. Tutto questo dovrà portare dei frutti per i sacrifici che hanno fatto i campani. Li hanno fatti nella sanità con il blocco del turnover, li abbiamo fatti soprattutto e ancora una volta nella sanità quando un piano di riparto nazionale ci ha fortemente penalizzato i cittadini della Campania su un presupposto burocratico e di burocrati fatti sulla scrivania. Noi sappiamo che la Campania può farcela e sappiamo soprattutto che la Campania sarà una regione modello, trainante dell'intero centro-sud Italia. Queste sono le motivazioni che ci hanno spinto, a chi come me ha un'estrazione politica leggermente diversa da quella che è quella del presidente Caldoro, ad accettare una candidatura nella sua lista, nella lista Caldoro presidente, una lista che vuole essere di unione, vuole essere la sintesi di un pensiero politico che è di rinascita. Noi non crediamo nei partiti verticistici, non l'abbiamo mai creduto, tanto è vero che intendiamo una lista civica, ma sostanzialmente un partito orizzontale, dove la gente, la base conta, dove le persone possono esprimere il loro pensiero e dove nel pensiero c'è l'azione di un presidente. Questo secondo me potrebbe essere l'idea di portare avanti una campagna elettorale fatta di contenuti estremamente sobria, una campagna elettorale fatta in un momento storico dove la gente, secondo me, ma in generale il pensiero, i dati ce lo dicono, non riesce nemmeno a mettere ad arrivare la prima settimana del mese. Questo è stato l'input che il Presidente ci ha dato. Sappiamo che dobbiamo lavorare con questi strumenti, sappiamo che dobbiamo lavorare tra la gente che è sfiduciata. Lei è un consigliere regionale, ma è molto attivo sui nostri territori. Casoria, Casavature, due dei tanti dove lei è molto presente. E quanto pensa possano incidere le elezioni amministrative e, in riflesso a quelle regionali? Guardi, io credo che l'unico riflesso può esserci sul quorum e comunque sulla partecipazione dei cittadini, perché di fatto quando ci sono le comunali si muovono altre logiche di famiglia e c'è più partecipazione. Ma se vuole la mia, una piccola precisazione. Io sono un consigliere regionale eletto nella provincia di Napoli, però credo di avere al mio attivo più alti numeri di leggi e di provvedimenti che riguardano l'intera regione. Sono riuscito, e lo dico con estrema soddisfazione, a mettere insieme una legge che parlerà del comune unico del Vallo di Diano. Ho messo insieme 19 comuni del Cilento, dell'area sorrentina, dell'area salernitana. Ho lavorato a Pestum. Ho lavorato sulle isole, questo perché? Perché ritengo che un consigliere regionale riceve un mandato specifico dalla sua gente, ma di fatto non può prescindere dall'idea che la regione è unica, non va divisa per province. Se cominciamo a dividerci anche noi con interessi campanilistici provinciali, rischiamo che alla fine avremo messo in atto ancora quella disgregazione che non ci dà quella esatta unità di pensiero che ci mette in condizione di poter concorrere con il Nord, che va a una velocità del doppio o triplo della nostra. Semplicemente perché gli altri riescono a fare sintesi, cosa che noi invece ancora non riusciamo a fare. Veniamo alle critiche. Quella maggiore che fa il centrodestra al governo Caldoro è quella di non aver utilizzato i fondi europei o quantomeno tutti i fondi europei a disposizione. La replica qual è? Guardi, non è vero, ho litigato con Cozzolino, ho litigato con Paolucci, ho litigato con tutti gli eurodeputati. Non mi vengono a dire che noi non abbiamo utilizzato i fondi, perché è una bugia. La Campania ha utilizzato tutta la forza che poteva fare con i cofinanziamenti europei, tutto quello che poteva mettere in campo l'ha messo.
Stefano Caldoro, ma la giunta Caldoro, il governo Caldoro e il consiglio nella sua interezza, compreso anche le opposizioni, sono riusciti a dare un segnale di distribuzione di fondi europei, quelli dell'accelerazione della spesa, a tutti i comuni della Campania, nessuno escluso, a prescindere dall'appartenenza politica di questo o quel sindaco. Noi abbiamo distribuito in ogni comune quello che erano i fondi di accelerazione e l'abbiamo fatto a prescindere dal partito. Questo è stato un segnale importante che questa amministrazione, tenuta dal presidente Caldoro, ha dato ai cittadini, e i cittadini hanno apprezzato. Per quanto mi riguarda, io non baderei a una contrapposizione, ripeto, partitica in un momento elettorale. Noi abbiamo bisogno delle migliori energie per poter governare questo fenomeno che sta per cambiare. Nessuno, sembra quasi che nessuno voglia prendere atto che la politica è cambiata, che i fatti sono cambiati. Noi ci troviamo di fronte a un superamento delle regioni, dobbiamo andare verso un'idea di macro regioni e le regioni devono riappropriarsi di quella sola possibilità e facoltà che hanno per sopravvivere, legiferare, non gestire economicamente i territori. La regione non è un ente di gestione, non ha la struttura per vivere come ente di gestione, la regione deve semplicemente programmare e legiferare, nulla più. Chiudiamo con una nota di colore, voglio essere anche un po' simpatico, mi riesce pochissimo e sono certo che mi riuscirà poco anche stavolta. Lei sembra aver perso la voce, è un cattivo auspicio, Caldoro perderà le elezioni? Io credo invece che quando uno perde la voce gli fanno male le gambe, vuol dire che è un ottimo auspicio, vuol dire che il territorio lo vedi, lo senti, parli con la gente e ti fanno male anche i piedi perché lo giri tanto. Io diffido di chi fa politica nel salotto, ha una bellissima voce e le scarpe che sono ancora nuove, vuol dire che probabilmente oltre alla macchina al salotto non fa. Io ho perso la voce perché parlo con la gente. Se questo è un segnale di vittoria o di sconfitta non lo so, lo lascerò alle urne, però io dico sempre, l'ho detto ieri su una battuta su un social network, qualcuno che mi diceva che Caldoro doveva combattere per poter vincere, ho detto io credo che chiunque politico deve combattere e convincere la gente per vincere o perdere le elezioni. Io non credo nelle figure istituzionali, come permettetemi di dire anche il nostro capo del governo, il capo del governo che non viene eletto da nessuno ed è su una sedia senza legittimazione popolare. Credo che la legittimazione popolare sia il vero elemento che è la discriminante tra uno Stato democratico e uno Stato che non lo è. Grazie mille. Grazie a lei.